Ci siamo, siamo pronti, la seconda ora è iniziata e allora diamo il benvenuto al primo ospite della serata. Lo facciamo apparire magicamente. Facciamo apparire magicamente. Diamo l'applauso. Aspetta, ci dobbiamo coordinare. Okay, sì, allora, Rocco, attenzione. Innanzitutto ti chiamiamo Yanez, giusto? Sì. Così chiamiamo il nome. Allora, prima ti dobbiamo accogliere come si deve, ma ci dobbiamo un attimo coordinare. Siamo pronti, ragazzi? Possiamo andare. Facciamo un caloroso applauso al nostro ospite. Benvenuto, Yanez! Beh, ce l'abbiamo fatta. È la prima volta che Rocco Foggia va a tempo. Sono guarito dall'autismo. Sì, orgoglioso di tutto ciò, Yanez, perché per la prima volta Rocco è andato a tempo, è andato a tempo. Allora, Yanez, come va? Che mi ha trasmesso qualcosa, mi ha guarito. Esatto, hai visto, ti ha dato il là. Senza neanche toccarti, proprio. Con la sola imposizione delle mani. È un po' come Giucas Casella, capito? Lui è come Giucas Casella, che dice non fatelo a casa, intrecciate le dita e rimane con le dita intrecciate. No, per carità. Allora, Yanez, benvenuto a Radio Roma. Grazie. Benvenuto. Grazie. Durante questo contenitore Disco Volante dedicato a tutta la musica nuova e non solo. Come va? Bene, va bene. Bene. Ci stiamo anche riprendendo un po' di live, quindi. Oh, infatti, questo è molto molto importante, perché per tutto il periodo che da quando abbiamo iniziato fino a poco fa, purtroppo c'era questa pesantezza, questa quando cosa. C'è la domanda, ma live per il futuro, che non si parla di live, diciamo che adesso. Questo è un argomento che noi trattiamo sempre verso la fine dell'intervista, però, perché abbiamo la curiosità di sapere poi dove potervi ascoltare dal vivo. Certo, assolutamente, noi vogliamo sapere tutto, vita, morte e miracoli di tutti. Esatto, siamo contenti. Tra l'altro io ti faccio notare che lui viene da Vasto, che è un paese dell'Abruzzo. È una città. Esatto, è una città dell'Abruzzo. Anche abbastanza grande. Che è la città anche di Luca Di Risio, quindi voglio dire, sfoggia artisti, niente male. Ma è anche molto bella. Ma io ci vado sempre. Ma è grande come città. Molto. Ti è piaciuta questa... Non lo so. E vasto. Ma è vasto di nome. Vabbè, dai. Lo so. Allora, guarda, ti giuro, se non avessi fatto questa battuta, tipo, io me ne sarei andato. Infatti, era quotata tipo a 0,99. Esatto, non sarà un'intervista normale, mettilo in conto. Siamo tre mattacchioni. Oddio, preparati, due. Io cerco un po' di sedarli, questi ragazzi. Allora, io partirei con una domanda classica, però sono curiosa. Yanez, perché questo nome d'arte? Perché anche Andrea Iannone è ben più noto di me, di Vasto. Sì, infatti. Devi capire che quando io ho trovato anche il postino che si faceva le foto vicino al citofono. No, veramente. Sapendo benissimo. Sì, perché ho una moto, un 750, era parcheggiato lì. Gli ho detto, guarda che sai perfettamente che sono io e non lui. Ha detto, sì, ma la gente no, a me che me ne frega. Beh, certo, giustamente. Che... Non ho parole veramente. È come quando ieri parlavamo appunto di te, che la gente si è voluta fare per forza la foto perché somiglia a Nina Zilli. Perché somiglia a Nina Zilli, sì, così. Ecco. Tanto... Anche a me è capitata questa cosa, perché somiglio tipo a Brad Pitt. No, ma veramente somiglia a Nina Zilli, ma che vuoi? Lui allora... veramente si chiama Andrea Iannone. E allora mi chiedono tutti la foto ultimamente. Ma guarda, tremendo. Sì, infatti non volevo marcare il fatto che ti chiami Andrea Iannone, quindi un nome abbastanza noto, poi recentemente fa anche parte di uno spettacolo sul Primo Canale, quindi sai quanti saranno venuti a citofonarti proprio, a chiederti di affacciarti. Sì, ma mi è arrivato di tutto, lettere, roba da rimandare autografata, mi è arrivata qualsiasi cosa. Dai, non ci posso credere, no, ma veramente? Vedi, sì, giù. Anche le multe, vabbè, dai. No! Vai, come anche le multe? Sto scherzando. Comunque, vabbè, ma Andrea Iannone caso... è un motociclista, mentre il nostro Yanez è un musicista. Ma ti ha suonato infatti. Per caso, ti ha suonato anche, ti ha bussato alla porta anche lei, cioè la più bella di tutte? Dillo. Esatto. No, perché questa è la cosa che mi dicono più spesso, no? Alle poste, quando vado, sempre alle poste, mi succedono cose che... Vado, mi hai portato Belen? No. Aspetta fuori dopo un ogni po' volta che pizza, non ce la fai più, non ce la fai. Simpatica gag, esatto. Che succede? Va bene, dopo aver rotto il ghiaccio così passiamo alla musica, ok? Perché tu sei qui per la tua musica, non per il tuo nome e per il tuo cognome, assolutamente. Allora, Andrea, raccontaci un po' di te, anzi Yanez, ti chiamo Yanez, facciamo così, raccontaci un po' di te, introduciti, presentati. Allora, ciao, sono Yanez, sono musicista. No, così sono un po' di... Da quanto non suoni?
quanto no, io esco da situazioni molto diverse da quella attuale, perché vengo dal black metal, anche se ma dai esatto giuro esatto sì sì ma le corde vocali stanno bene, sì metal. Sì, stanno bene, facevo roba, non so, di Muborgir, roba del genere, beh sì. Uscivamo anche su Psycho, Metal Hammer, facevamo roba. Ma veramente? Bomba! Sì, giuro. Il nostro Rocco Foggia è quello più completo a livello musicale, quindi qualsiasi cosa lui la sa, non ti preoccupare. Poi sono passato a una fase più nu metal, quando uscirò in primi System of a Down, quei Puya, questa roba qui. Esatto. Fino a spostarmi poi verso il rock, ma anche perché questi, diciamo, il black era, è stato un pochino un periodo, un passaggio, esatto. Si era o metallari o si suonava punk, esatto, e quindi esatto. Noi eravamo metallari con capelli blu lunghi, lenti a contatto bianche, roba. Beh, guarda, sei uno dei pochi che ha ancora i capelli. Gli ultimi mesi che facevano black metal, post hardcore emo. Ma prima di andare a dormire metto sul comodino e poi. Ah, ok. No, però guardando il tuo stile, sei molto rock. Cioè, certo, effettivamente. Giustamente. Si vede. Sì, ancora adesso. Stile. Una tribute band dei Placebo. E un gruppo dove facciamo Queens of the Stone Age, Cure. Ma stai nominando i miei gruppi preferiti, quindi. Anche i miei, certo. Quindi già ti adoriamo. Allora, facciamo così. Beh, se ti sei spostato al rock, fino ad arrivare. Cioè, sei Yannis, fino ad arrivare a Analisti ne abbiamo. E io propongo di andarla ad ascoltare tutti insieme e poi ne parliamo. Sei d'accordo? Sì. Per forza. Vai, annunciala tu, però. Analisti ne abbiamo di Yannis. Yes! Mi piace questo sound come finisce, Senti molto che... electro rock. Esatto, molto elettro. Sì. Allora, un po' mix mi sembra questo brano, no? Cioè ci sono più influenze, se non mi sembra di intuire. Ci sono tante. Cioè non solo quella dalla quale tu vieni, probabilmente, credo. Ma probabilmente c'è meno di tutte, perché le basi le fa il nostro produttore Fabio Tumini della Satellite Rec, che lui ha un orecchio più brit, anche, a tratti anche più urban, lui viene dai gruppi tipo Pavement, questa roba qui, quindi lui ha un grande orecchio. Poi i suoni ce li siamo belli studiati, molte cose riprese dagli anni 80, si sente che c'è tanto 80 dentro. Tutto il basso. Esatto. Lollo, il bassista, lui aveva un gruppo, Rage Against the Machine, cose del genere. Quindi veniamo tutti da mondi, sì. E poi ha avuto un gruppo dove facevano musica latina, però insomma, musica cubana. Sì, sì. Wow. Bella storia, bella situazione. Anche tutta tante contaminazioni, insomma, questo brano. Sì. Invece è proprio studiatissimo e va bene. Allora, parliamo appunto di Analisti ne abbiamo. Sì. Nel quale tu affronti un tema molto, molto delicato e molto, molto importante. In parole povere, i leoni da tastiera. I leoni da tastiera, le fake news, esatto. Tutta quella forma mentis che inquina un pochino il web. Vabbè, Rocco Foggia praticamente. Io? Stai parlando di me? No, però c'è molta verità, è tutto all'ordine del giorno, quindi sei stato anche coraggioso ad affrontare un tema delicato come questo, perché c'è chi... come me, io sono pienamente d'accordo su tutto quello che tu hai appena cantato e descritto, però c'è chi invece nega, quindi tanto di cappello. Certo. Nel senso, essere innocuo non mi interessava, non mi piacere a tutti e nessuno, è un pochino la stessa cosa. E oltretutto ti posso dire che finora non ho beccato uno che mi ha detto che stai dicendo. Questo per dirti che fanno più rumore che altro. Meno male. Numericamente meno male. Non è così. Esatto. Siamo di più quelli che la pensiamo come te. Soprattutto io sono una di quelle che manderebbe tutti dall'analista. Lo metterei però per legge, lo metterei. Quindi proprio concordo in tutto e per tutto. Anche tante persone che magari davanti ti dicono no, ma io la penso come te. Poi magari però dietro la tastiera in realtà sono quelli... che appunto... c'è una pagina Facebook, prendiamo Yannis, no? che si stanno organizzando. Ti è capitato mai?
Cosa? No, non credo. Che qualcuno ti dicesse davanti una cosa e poi sei venuto a scoprire. O non apprezzasse, non so, la tua musica magari, al di là della persona. Ma mi è successo un pochino con un altro brano che è New Black, perché è un brano politico. Okay. E anche lì vado a colpire un pochino una determinata forma di pensiero, sai, l'ho scritto mentre si chiudevano i porti. Okay. E quindi potete immaginare un pochino il tema qual è. Certo, infatti sono tutti temi abbastanza delicati e duri, ma anche un po' di denuncia. No, ma infatti sì, ma credo che sia il caso di riprendere a fare musica di denuncia. Se fate il cantautorato italiano e ti denuncia. Certo. Cioè, si era andato quindi un po' perdendo nel tempo, sì. E in effetti è vero. Adesso è giunto il momento, quale momento storico più appropriato per riprendere a fare la denuncia attraverso la musica. Siamo stati un po' persi in un'epoca, negli ultimi 3 anni, siamo sommersi più che altro. Guarda, il web ha portato tanto, ma ha portato anche quell'altra faccia che è stata quella del pressappochismo. Certo. Sì, assolutamente. La diminuzione. Ma perché il web è un mezzo dove ci si parla sopra, tutti devono dire qualcosa, altrimenti non esisti. Esatto. Io sono ad esempio una di quelle che sul web non parla, non commenta, non dice, infatti sono poco social. Però invece c'è questa corsa al dover dire il proprio pensiero, e spesso è un pensiero anche pressappochista, senza una base, senza un fondamento. Superfluo. Esatto, si creano solo confusione, come appunto sì. Denunci anche tu nel brano che abbiamo appena sì. ascoltato. Ma ci sarà mai un brano magari che parla d'amore tra i tuoi? Ce l'ho. C'è. No, ad esempio Minerva. Minerva sì, parla d'amore. Esatto, quindi ce l'abbiamo. Sì. Tra le tante cose parla anche d'amore Ianez. Come no? Come no? Assolutamente, vabbè, ma l'amore poi è uno dei temi che comunque sia. Chi è che nella vita non ha scritto una canzone sull'amore? L'amore è un apostrofo. Ma anche il prossimo singolo. Ecco. Vedi? Abbiamo anche degli spoiler. L'amore è un apostrofo rosa tra Ianez e la pubblicità. Ci dobbiamo fermare. Ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo con Ianez. Dopo. A me piace quando abbiamo artisti che magari spesso sono lontani dai generi musicali che io prediligo, lo ammetto. Anche se quel genere di musica lì l'ascoltavo ai tempi della scuola, più o meno 15-16 anni, no? 20 anni fa. Però 30. Poi quando, per usare un termine moderno, la toccano piano, e poi ti ci medesimi comunque. Quindi al di là poi del tipo di musica, il genere musicale, che poi questo rock così, che poi a me piace il rock, tu lo sai ovviamente, sì. Devo dire che dovremmo averne più spesso, secondo me, di artisti come il buon Ianez. Sicuramente tornerà per presentare il nuovo brano appena uscirà. Assolutamente. Quindi lo riavremo intanto lui con il suo rock. E poi sì, servirebbe di più. No, lo dico perché adesso questo è chiaro, non è perché tu sei qua, però tu riuscendo a parlare di determinati argomenti, come dicevamo poc'anzi, sposi degli argomenti che tante volte fanno anche paura, no? Quindi ci vuole coraggio in qualche modo a scrivere determinate cose, perché è facile parlare d'amore, ok, lo fanno praticamente tutti, sì. Mentre invece tu tocchi degli argomenti molto delicati. Beh sì, ma è un po' anche un'attitudine, dico la mia, mi prendo una posizione, mi prendo delle responsabilità, bisognerebbe riprendere a fare anche questo. Giusto. E non solo quando artisti. Tu quando scrivi è perché ti basi principalmente su qualche argomento che hai visto magari al telegiornale o su internet, perché senti parlare qualcuno, o viene proprio da dentro e scrivi di getto? E soprattutto quando no, scrivi? No, viene abbastanza di getto. Okay. Ok. E quando scrivi? Sì. Ultimamente sono curiosa, sto facendo tipo di sondaggi, la mattina, il pomeriggio, la sera, su carta, digitalmente... È tutto quello che hai detto. Wow. Cioè, nel senso, sì, scrivo. Hai l'ispirazione? Vai. Nel momento in cui mi è da scrivere, nel 2018 sono uscito con un romanzo, quindi. Scrivi tantissimo, non si ma può dire sai, che non scrivi. Ma lo sai che ti stavo quasi per chiedere come mai si preferiscono scrivere canzoni piuttosto che libri, e poi invece dici appunto che hai scritto un romanzo? Perché quando si tratta di argomenti del genere è difficile trovarli nella musica. Mm-hmm. Cioè lo vedi forse sì. Più in un libro, no? Più qualcosa. Invece, sì. Visto, tu sei completo come artista, no. Sì.
spero, insomma, ci provo. Sì, E ci poi stai in realtà ho riuscendo? iniziato prima a scrivere, ero davvero piccolo quando ho iniziato a scrivere. Poi è arrivata la chitarra, musica e il resto. A che età hai avuto l'approccio con la musica? Medie. Ok, quindi ancora prima hai Sì. iniziato a scrivere e poi è arrivato in fascia, hai iniziato a scrivere con l'alfabeto e poi hai iniziato a scrivere subito. Guarda, avevo delle situazioni un po' particolari, familiari, no? E, la scrittura molte volte ti serve Ti aiuta. per esorcizzare qualcosa. Tu scrivi in un racconto una parte importante, una parte, una sofferenza, un dolore, poi quando lo rileggi diventa più piccolo, lo puoi accartocciare, lo puoi buttare, è terapeutico Certo. e ridimensiona le situazioni. Ecco perché ho iniziato a scrivere da prima. Ah, Il tuo bravo. psicologo praticamente è la penna, in poche parole. È la penna, sì, il mio psicologo è la penna. Costa un po' di meno, lo Vuoi psicologo. mettere? Una Sì, bic, capito? è di questi tempi. Senti, una domanda che di solito poniamo. Il primo lockdown, la pandemia, su di te che influenza ha avuto? Anche sulla tua Guarda, io scrittura? non... Ma sulla scrittura davvero niente. Non è stato né di ispirazione, non è Nulla. stato assolutamente nulla. Ok. Sono nati due pezzi, ma non perché eravamo in pandemia, sarebbero nati ugualmente. E praticamente volevo fare tutto ciò che non si poteva fare e che normalmente non avrei fatto. Io non sono molto mondano, sarei andato ovunque. Quindi poi sono stato in realtà molto diligente. Lo sono Bravo. ancora, quindi... Però sì, volevo fare tutto ciò che non si poteva fare. Vabbè, Bambino, è classico, quando una cosa vuoi te la levano, è proprio in quel momento che la capito? vuoi, è normale, è Sì. un classico. Non ti Senti, puoi cavare gli occhi, ti cavi gli occhi, certo, mi sembra giusto. bravo. Senti, parlavamo appunto proprio all'inizio dell'intervista di live, ti abbiamo fermato dicendoti che ne avremmo parlato poi verso la fine. Quindi riprendiamo in mano il discorso, live si sta riniziando, giusto? Sì, Cosa c'è in noi il progetto? 25 siamo al Largo Venue. Oh, quindi qui Ah, nella sì. capitale. Sì. Quindi Siamo devi stati anche il passare. 27 di questo Esatto, mese. esatto. Quindi per quanto riguarda invece date future? Date future le cerchiamo di Allora, Work in progress. una raccomandazione, visto che noi andiamo in onda fino al giovedì, se lo fate di weekend è meglio, così Ah, magari quello facciamo una certo. capatina. Che poi però quando lo Ok. fanno di weekend non venite lo stesso perché avete altri lavori. Vabbè, però se lo sappiamo un pochino prima Questo è ci organizziamo, lo vero, questo è produciamo. vero. Perché ogni tanto io organizzo degli eventi quando mi gira. E allora, ultimamente l'ho fatti nei No, perché weekend. devi sapere che adesso Noi che non hanno aperto i locali, noi c'eravamo. lavoriamo anche nei locali, ok? E quindi di conseguenza diventa difficile effettivamente per noi andare a vedere un live una volta perché siamo in radio, una volta perché dobbiamo fare le nostre Però ci serate. Allora. impegneremo, Ianet, se lo promettiamo. Una promessa, ci Ma si impegneremo. poga quando si viene sotto Grazie. palco, si poga, si fa. Ma io me l'aspetto sempre che Ma partono poi dei tu ti denti butti e che noi ti cadono teniamo sulla. così, ti butti sotto, noi ti teniamo Noi così. verremo a pogare A sicuramente. botta di fiducia. A Cosmo gli è Sì. andata male quando l'ha fatto. A chi? A Cosmo. Ah, bene, no, noi ti prenderemo, pogheremo e ti prenderemo. Rapidamente riepiloghiamo anche dove trovarti, come trovarti per rimanere aggiornati e insomma tutto quello che concerne la parte musicale. Facebook, Instagram, scrivendo Yanez, Andrea Yanez, esce il mio faccione. E Ok. poi la musica è su tutte le piattaforme digitali, Spotify, video su YouTube. Tra poco esce anche il video di Analisti. Perfetto, Wow. oh, perfetto. Quindi noi attendiamo anche con ansia il prossimo brano. E sarà un brano d'amore, hai spoilerato, quindi avremo delle domande più dolci da porti, va. Sì, Anche perché io sono il romantico qui lui è il del duo, quindi romanticone del gruppo, mi interessa quindi. particolarmente. Esatto, Come poi cambia bene. un artista, no? Dal parlare dei leoni da tastiera all'amore. Che All'amore. bello. Un artista a tutto tondo. Grazie Anche le unità mille. di tastiera si innamorano. Esatto, È è vero. del resto. Ecco, infatti Potrebbe mi essere innamoro un tutti i titolo. giorni. Eccone un altro. Yanez, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Noi ti ringraziamo, ti Grazie aspettiamo a voi. quindi per il prossimo brano, mi raccomando, ci teniamo.
E grazie mille. Volete aggiungere altro, Baldi Giovani? Ciao Iane, che la musica sia con te. Perfetto. E con il tuo spirito. Ecco, e su questo chiederei. Grazie mille, Andrea. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. E noi tra poco torniamo. Che sono arrivati le ore. Eccoli lì che ci aspettano. Puntuale.